fondamentali, decimo, undicesimo e dodicesimo e ultimo punto, che sono il rilascio, il follow through e l'analisi del gesto o rilassamento psicofisico, che è un parolone ma ha la sua importanza. Allora, intanto il rilascio, un buon rilascio deve sorprenderci, non deve essere una cosa che scaturisce dalla nostra volontà, ma deve avvenire quando tutto quello che abbiamo visto prima è stato fatto nel modo giusto, le dita si rilasseranno sorprendendoci. Ovviamente le dita si rilasseranno, sfioreranno la guancia, se sfioreranno la guancia vuol dire che c'è stato un perfetto allineamento, e poi effettuato il follow through, rimarremo ancora 1-2 secondi in mira o comunque con la testa verso il bersaglio per poter rilassarci e ripartire, effettuare una sorta di reset del tiro. Vediamolo. Qualche secondo e possiamo riprendere dal primo punto.